E buongiorno, buongiorno. Oggi ci sono 8 gradi. Sto facendo la mia passeggiata con i cani che sono qui. E siamo in Galles. Primo video sul Galles della serie, nei quali spiegherò un po' di informazioni generali. Allora, anzitutto, il Galles fa parte del Regno Unito, come probabilmente sapete. È locato nella costa ovest, ok? Ma non è parte dell'Inghilterra, quindi per favore attenti a dire Inghilterra generalizzando il concetto di Regno Unito, perché i gallesi, gli irlandesi del nord, gli scozzesi si potrebbero incazzare parecchio, perché qui siamo in Galles, il Galles ha un proprio parlamento. Ha una propria bandiera, ha un proprio governo. Poi, vabbè, facciamo parte del Regno Unito, quindi decisioni maggiori vengono prese in modo generale, però nel Parlamento più grande, nel Parlamento del Regno Unito, ci sono anche, come si dice, rappresentanti del Galles. Quindi un po' di curiosità sul Galles. Allora, il Galles ha una popolazione di 3.100.000 abitanti, che sono pochi, pochissimi, sono la popolazione che probabilmente di qualche grossa città. La maggior parte vive nel sud del Galles, dove attualmente vivo anch'io. Tra l'altro vi faccio vedere, guardate che bel ruscello, eh? Tazzazza. Quindi la maggior parte della popolazione vive nel sud del Galles e la città più grande è Cardiff, come probabilmente sapete. Cardiff ha 363.000 abitanti, più o meno il 10% della popolazione del Galles. In Cardiff abbiamo 40.000 studenti. La maggior parte sono internazionali, vengono qui, imparano la lingua, si iscrivono all'università, 4 università in Cardiff, in una così piccola città abbiamo 4 università. Sapete quante pecore ci sono qui in Galles? 12 milioni, 4 volte più della popolazione di umani. Questo paese è per l'80% rurale e poi cos'altro? La bandiera del Galles è stata votata la bandiera più bella in assoluto al mondo, con un bel drago rosso. Drago rosso, che è il simbolo di questo paese, e deriva dal VII secolo più o meno, perché in quegli anni le popolazioni gallesi cominciarono intensive battaglie contro chi? Contro gli anglosassoni, gli inglesi e gli Edesso. Gli inglesi erano identificati come draghi bianchi, allora i gallesi decisero per il drago rosso. Ma non è il solo motivo. La costa del Galles, così come anche le coste della Cornovaglia in Inghilterra, sono coste giurassiche, è pieno di fossili e è legale raccoglierli perché ce ne sono talmente tanti, un'infinità. Allora ci sono anche scuole che portano i bambini e passano un po' di tempo sulla spiaggia e collezionano fossili. Quindi magari qualcuno avrà visto un fossile di dinosauro e ha ricreato il mito dei draghi. Dicono che ancora ci siano dei draghi vivi in Snowdonia, nel parco nazionale Snowdonia, che è al nord. Tra l'altro bellissimo, vi consiglio. E poi ancora in Galles si parlano due lingue, che una è l'inglese e l'altra è il gallese, che non è un dialetto, è una lingua non ufficiale, ma non è un dialetto. Il 10% della popolazione del Galles attualmente parla gallese. La percentuale più alta sono ancora al nord perché è una zona più rurale, qui al sud un filino di meno perché un sacco di stranieri vengono a vivere qui, compreso me stesso, e quindi la lingua ufficiale è l'inglese. Il gallese è un misto tra lingue celtiche e il latino. Il latino, perché i romani, quando vennero qui e colonizzarono queste zone 2000 anni fa,
dovettero scendere a patti, dovettero ingaggiare battaglie contro le popolazioni nomadi gallesi. I veri, come si dice, i veri possessori di queste terre. Quindi cominciarono a chiamarli Volgae. Volgae, probabilmente lo sapete, volgare, che vuol dire qualcosa generale, comune. E poi Volgae si mixò con parole proto-germaniche, perché l'impero romano si estendeva in tutta l'Europa centrale, compresa la Germania. Quindi Volgae divenne Wallaz, and then Wallaz divenne Wellas, perché si mixò con parole celtiche, e quindi divenne Wellas, Gal in inglese, Wales, Welsh, che vuol dire Galles. E poi ancora, qui in Galles, come dicevo, l'80% è rurale. Ci sono dei parchi incredibili, ci sono dei cammini costieri allucinanti, uno dei quali è il Wales Coast Path, andatelo a vedere, che è un cammino di 1400 km, un cammino costiero, che parte da Newport, che è una città a est di Cardiff, e finisce nel nord del Galles. 1400 km ed è stato votato uno dei cammini più belli al mondo, altro che Santiago de Compostela. Abbiamo poi una penisola che si chiama Penisola di Gawa, e dove è localizzata una baia chiamata Rossilli. Rossilli ha una spiaggia che è stata votata la più bella del Regno Unito, nel 2017 la più bella d'Europa, ed è ancora la nona delle 10 spiagge più belle al mondo. Dovete venire a vederla. E sulle scogliere di quella spiaggia lì, che non hanno nulla da invidiare a quelle irlandesi, e ve lo dico io, e ci sono i cavalli selvatici. È pieno di wild horses, cavalli selvatici, qui sulle montagne e sulle scogliere. Quindi il Galles è un territorio bellissimo, tanto da scoprire. Questa era un po' un'infarinatura, poi scenderò nei dettagli prossimamente. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere, perché posso pubblicare altri contenuti vivendo qui, parlando inglese come praticamente prima lingua. Probabilmente avete sentito che un po' di concetti, un po' di parole le ho perse in italiano, e essendo anche ufficiale guida turistica per una compagnia. Quindi ciao a tutti, fatemi sapere, buona giornata, ciao ciao.